I lavoratori del settore pulizie, commercio e servizi del comparto scuola hanno proclamato lo sciopero protestando contro la paventata riduzione dello stipendio e degli orari di lavoro già dal prossimo 1 marzo. La Filcams CGL ha incontrato il provveditore Emilio Grasso, si cercano risposte concrete. La vicenda è quella di una parte di ex LSU, 250 in provincia di Messina, 1500 in tutta la Sicilia e migliaia in Italia, che circa 20 anni fa vennero reclutati come addetti alle pulizie nelle scuole, passando poi di governo in governo attraverso una serie di promesse, sembra mai mantenute. Qualche anno fa, nell'ambito delle procedure di razionalizzazione dei precari della pubblica amministrazione, il Ministero promosse l'esternalizzazione del servizio, la creazione di consorzi e il passaggio dei lavoratori ai consorzi che gestiscono il servizio partecipando a bandi di gara. Un sistema che ha funzionato, anche se con retribuzioni basse, ma quest'anno le difficoltà di spesa sono aumentate e così c'è il rischio di lavorare davvero per 4 soldi e per poche ore. E di conseguenza in alcune scuole è già emergenza sanitaria. Che risposte vi aspettate? La speranza. Noi ci aspettiamo che questo fatto o gli acquisti extra dei servizi ci possa servire, oppure di mantenere la situazione così. Noi siamo dei lavoratori che lavorano nella scuola da 13 anni e precedentemente anche per i comuni nelle scuole. Noi siamo quasi tutti ex articolisti qua, almeno nella provincia. E da tantissimi anni nelle scuole noi abbiamo fatto tutto il lavoro di pulizia delle scuole e anche per le scuole questo è un problema, questo vuol dire che loro avranno un servizio minore. E dunque dopo 20 anni nella scuola, che in fondo poi sono 20 anni che noi siamo nelle scuole a fare le pulizie, e dopo tante tante promesse non ci sembra corretto da parte di nessuno che ci lasciano in questa situazione, che ci abbandonino così. Il prossimo 28 febbraio scadrà il contratto, se non cambierà nulla sarà sciopero nazionale dei lavoratori impegnati nella pulizia delle scuole.